Al ventre di una persona che gli spara in testa, è ovvio che chi gli spara in testa cagionerà sicuramente la morte, ma risponde di omicidio volontario anche chi spara nello stomaco. È per questo che è una deroga pericolosissima rispetto all'ordinamento, soprattutto riguardante il nesso di causalità. Quindi non è corretto dal punto di vista tecnico-giuridico e non lo è neanche dal punto di vista di uguaglianza e di equità sostanziale, perché noi qui andiamo a fare un grosso favore: in tutte le ipotesi in cui ci sarà una minima colpa della vittima, la pena sarà diminuita della metà. Quindi non solo noi non stiamo raggiungendo l'obiettivo che questa legge si era prefissata di raggiungere, ma stiamo facendo addirittura peggio, cioè peggio della legge precedente. Grazie. Grazie a lei. Salutiamo gli alunni e docenti dell'Istituto Comprensivo Statale San Giovanni Bosco di Gioia dei Marzi, in provincia dell'Aquila, che sono presenti in tribuna. Onorevole San Nicandro, prego. Devo togliere un dubbio. Io non so se il fascicolo di cui sono in possesso è diverso da quello dell'onorevole Ferraresi, però io leggo, non leggo che, dunque, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà. Non dice della metà. Questo vale sia per la precedente norma, quella relativa all'omicidio, sia di quest'ultima relativa alle lesioni. Ora, se il testo che io ho tra le mani è quello giusto, mi pare che tutto il ragionamento dell'onorevole Ferraresi non regga, a meno che, ripeto, non abbia un altro fascicolo. Onorevole Rondini, prego. Sì, grazie Presidente. Per dichiarare il voto favorevole della Lega Nord all'emendamento del collega Ferraresi e per rispondere anche alle osservazioni del collega San Nicandro, attraverso di lei, in realtà è vero che è previsto fino alla metà, ma di fatto il concetto è lo stesso e quindi noi riteniamo che sia giusto l'emendamento del collega Ferraresi. Grazie, andiamo nell'ordine. Onorevole Bonafede attenda. È iscritto a parlare l'onorevole Bianconi, ne ha facoltà. Io, grazie Presidente, volevo far notare che l'omicidio colposo stradale è in genere